come ho sempre detto, ho un approccio laico, cioè la tecnologia non è che va bene, va benissimo. Da un punto di vista teorico, le frequenze implicate nel 5G potenzialmente potrebbero, come dire, fare anche dei danni. Il punto qual è? È che anche questa affermazione che ho fatto io si può fare solo se si ha la conoscenza dell'architettura che si vuole proporre in una città. Lo stesso Istituto Superiore della Sanità, io dico quello che dice l'Istituto Superiore della Sanità, dice che fin quando noi non sappiamo esattamente, concretamente come verrà realizzato il 5G, non possiamo escludere la nocività. Questo è il punto. È chiaro che se c'è un'antenna 5G isolata e poi un cavo che porta il segnale con la fibra ottica, è chiaro che non fa male, ci mancherebbe. Il punto è capire qual è il progetto, città per città. Perché se il progetto è fatto male, faccio l'esempio dell'Ilva, si rischia l'effetto Ilva. Non è che le acciaierie vanno chiuse, anzi vanno incentivate perché producono lavoro, però si possono fare senza avere, o perlomeno minimizzando gli effetti collaterali. Quindi il problema è un problema di, se vuole, di progettazione, di planning, quello che viene chiamato il planning del management, cioè che 5G vogliamo? Come lo vogliamo fare? Una volta si dà questa informazione all'ARPA, all'Istituto Superiore di Sanità, ognuno poi trarrà le proprie conclusioni. È chiaro che se io sono un tecnico e firmo, io ho anche una responsabilità penale su quello che firmo. Non è che dobbiamo fare che io firmo e poi dopo, come dire, la responsabilità va diluita o non si sa di chi è. Però secondo me ci sono tutti gli strumenti necessari per fare in modo di importare una tecnologia senza fare del male. Questo da un punto di vista tecnico. Poi c'è l'applicazione della tecnologia. Ripeto, il 5G può essere usato per sapere come sta il mio frigo, a me non me ne frega niente, magari al ristoratore sì, perché per lui gli potrebbe agevolare il lavoro. Il punto qual è? Che col 5G per esempio si potrebbero mettere delle telecamere in cui in una piazza vi può essere il riconoscimento facciale, tecnicamente questo potrebbe essere possibile. Allora qui una scelta politica. Politica nel senso che, a prescindere dal 5G, perché lo puoi fare anche col 4G, cioè non si deve, almeno dal mio punto di vista, a, come dire, ledere la privacy delle persone. Però questo è un discorso politico agganciato al 5G. Cioè il 5G, come tutte le tecnologie, consentono nuove possibilità e nuove opportunità. E consentono anche le opportunità del controllo, che sotto certi punti di vista è una cosa buona, controllare una città ci mancherebbe. Però, come dire, entro certi limiti rispettando, secondo me, le libertà personali. Ma questa è un'affermazione che faccio io, politica e non tecnica. Quindi cosa bisogna chiedere? Ad ogni sindaco chiedere qual è il tuo piano, me lo fai vedere, tu poi mi dai i tuoi dati che fai con gli enti pubblici e noi dobbiamo avere anche la libertà di avere possibilità di fare gli stessi, come dire, gli stessi test magari con un ente privato. La scienza in questo caso deve coincidere, cioè non si possono avere due esiti diversi, perché altrimenti non è scienza. Cioè la cosa che questo virus purtroppo ha diffuso è la, come dire, cretinaggine della scienza. Non è così. Purtroppo in televisione si è diffusa l'idea che la scienza è qualcosa di opinabile. No, non è proprio così. Cioè un test eseguito a parità di condizioni al contorno darà gli stessi risultati all'ARPA come all'Istituto di Bologna Ramazzini. L'unica cosa è, signori miei, avete accettato il 5G? Bravi, anche io lo accetterei. Fatemi sapere qual è l'architettura, dopodiché prendiamo i dati, punto. Immagino da ogni sindaco di ogni città, che dovrebbe essere penalmente responsabile nel caso in cui dia l'ok a una tecnologia che insomma è costruita non safe, ecco.